La tradizione dell'acciaio traforato a Campobasso rivive in un volume che ne ripercorre la storia, che negli anni ha dato prestigio al Molise intero, arrivando nelle corti dei re, dei pontefici e di tutti i personaggi più illustri dei secoli passati. Partendo da una raccolta di fotografie che mio padre ha accumulato nel corso di oltre 30 anni di ricerca fotografica, appunto, ci siamo accorti che erano state pubblicate tante cose, però sempre in modo incidentale o indiretto, e mai un volume che raccogliesse in modo organico e sistematico la materia, quindi abbiamo pensato di colmare questo vuoto. Cosa si può fare oggi per rilanciare questa attività? Bisognerebbe, secondo me, agire su più fronti. Il primo è quello della formazione per stimolare la nascita di nuovi addetti che possano approfittare della presenza ancora di tre artigiani che lavorano in modo eccellente l'acciaio traforato per imparare. E poi bisognerebbe dotarsi di una qualche struttura che possa sostenerli, per esempio a livello commerciale, liberandoli da queste incombenze in modo che possano dedicarsi di più alla produzione, e anche di una struttura, per esempio un museo, che potesse valorizzare questa tradizione, darle slancio e assicurarle anche un futuro.